spostiamo a Bizzini, dove è messa in scena una particolare rappresentazione del presepe vivente nei luoghi celebri dei personaggi verghiani. Quest'anno ha creato anche un percorso enogastronomico. Antonella Guerrieri. Un gioco di luci soffuse illumina un antico borgo tutto da svelare. Piccole dimore, angoli nascosti e inattesi spazi aperti attendono di essere scoperti, come gli abitanti che li animano. Fabbri, calzolai, sarti e contadini. È il presepe verghiano che anche quest'anno a Vizzini rivive in una rappresentazione teatrale suggestiva ed emozionante. Lo spettacolo, scritto e diretto dal regista Lorenzo Muscoso, si sviluppa in un viaggio tra vari quartieri del luogo, sotto la guida di un narratore che conduce il pubblico all'incontro con i principali personaggi delle celebri novelle verghiane. Io sarò la vostra guida, narratore di sentimenti, della gelosia, degli amori impossibili e della triste malinconia. Una intuizione davvero particolare, quello di unire il Verga alla natività. Perché nei presepi non si racconta mai retroscena, ma si racconta la storia principale, che è quella di Giuseppe e Maria. Quindi unire, creare vivo il villaggio e non so sempre portare la gente alla natività a scoprirla. Nel borgo, divenuto celebre grazie a Zeffirelli che vigilò il duello tra compare Alfio e Turiddu, il pubblico si muove per tappe. 5 le soste. Abbiamo rappresentato all'interno dei vari quartieri le varie novelle verghiane, partendo dalla Cavalla Rusticana, a Storia di una Capinera, la seduzione di Alagna Appina per Nanni Lasca e infine alla Roba. Chiaramente abbiamo inserito tutto senza trascurare la natività, anzi la natività abbiamo dato proprio una parte importante, molto teatrale, dove c'è un angelo che viene dall'alto e che arriva fino giù in terra e che si rivolge al pubblico. I soggetti sono verghiani, ma i testi sono stati interamente riscritti con una matrice diversa, più vicina al dramma. Un viaggio emozionante che sarà possibile vivere nel Teatro Consiglia di Vizzini sino a domani. Tutto questo, ma proprio tutto, appartiene a me!